Questa è la medaglia in argento, la medaglia con l'effigie di Paolo Musolino, dell'Associazione Memoria Musolino, e dietro c'è scritto primo, secondo, terzo premio, sono tutte identiche, però è giusto che rimanga all'artista il ricordo del primo, secondo, terzo premio, quindi è chiaro che dovremo. E allora facciamo una cosa, e vabbè, faremo così, daremo, non è un problema, via, non è un problema. Quindi questo è il terzo premio, lo diamo al secondo e poi vedremo eventualmente di fare il dovuto cambio. Quindi il secondo quadro, io pregherei anche di farli vedere, di salirli qua sul palco, mi pare, no? Il secondo premio, l'autrice è Carmen Crisafulli di Messina, a cui vi prego di fare un applauso. Lo facciamo vedere, lo vogliamo esporre? E facciamo salire sul palco Marina Pisanti di Messina, perché la Crisafulli, Carmen Crisafulli, non è presente, e in sua vece riceverà il premio Marina Pisanti, che guarda caso è anche una socia privilegiata, oserei dire, dell'Associazione Memoria Paolo Musolino. Vogliamo far venire Marina Pisanti, per favore? Consegna il premio Salvatore Papa, il professore Salvatore Papa, che è responsabile del CONI per la zona Ioni. Prego il professore Salvatore Papa di salire sul palco per consegnare il premio. Grazie, buonasera a tutti, un saluto affettuoso del mio personale e complimenti alla signora. Grazie. Grazie professore Papa, il professore Papa è un responsabile del CONI, della zona ionica, e si prodiga incessantemente. Io ho il piacere di conoscerlo da un po' di tempo, telefonicamente, questa sera ho avuto il piacere di conoscerlo di persona. Ha sempre dimostrato la sua piena sensibilità a questa iniziativa benefica e sono certo che profonderà il suo aiuto per le future manifestazioni di questa associazione. Anche perché, forse qualcuno non lo sa, ma noi eravamo partiti con i tornei di scacchi. Gli scacchi sono uno sport che è previsto giustamente da CONI. E poi è giusto che voi sappiate che il prossimo anno, anzi qual è il prossimo anno? Il 2 di agosto del 2009 ci sarà il terzo memorial, come dicevamo, Paolo Musolino. Ci sarà un grande torneo di scacchi e mi piace dire qua in diretta che noi avremo sicuramente centinaia di giocatori di scacchi che verranno da tutte le parti del mondo. Abbiamo anche provveduto a fare il bando in inglese, dicevo, così vediamo di far venire gente anche al di fuori dei confini europei, e abbiamo anche cercato, cercheremo di mettere dei premi allettanti per far venire il maggior numero possibile di giocatori di scacchi. Una piccola precisazione, i più forti giocatori di scacchi molte volte provengono dall'est europeo, per cui un premio allettante sicuramente vi può incitare a venire e a giocare qua a Bianco nel corso del terzo memoria. Grazie. Mentre Marina se ne va, volevo dire che Marina Pesanti, oltre a essere una socia, è anche un'artista insieme al marito Domenico Marchese, di cui mi onoro di essere un amico. E passiamo adesso al vincitore, al quadro vincitore, che è stato realizzato da una artista che è nata a Messina e che vive nella Lopide. Si tratta di un artista che io ho cercato
perché ho visto su una brochure i suoi quadri, mi sono particolarmente piaciuti e sapendo che era nata a Messina ma non riuscendo a contattarla, figuratevi che ho sguinzagliato dietro degli amici di un centro investigativo senza alcun risultato. E poi è successo che dopo 30 anni ho avuto modo di incontrare una cara amica e collega che si chiama Antonella Rende, che è un medico, un bravo medico di Locri, e parlando, chiacchierando, dico, ho provato a cercare questa brava artista, non ci sono riuscito. Lei mi guarda e mi dice, ma tu sai chi è questa artista? Dico, no, non la conosco, non sono riuscito a contattarla. Dice, è mia cognata. Voi capite che poi abbiamo avuto la possibilità, ecco anche qua la provvidenza che si manifesta, abbiamo avuto la possibilità di contattarla all'ultimo minuto e lei ha regalato, ha offerto questo quadro che è risultato poi il vincitore. Per cui vi propongo di fare un caloroso applauso alla vincitrice Giuliana Milardi e invito la dottoressa Antonella Renne a venire a ritirare il premio in sua vece. Un applauso anche per la dottoressa Antonella, che è tutto il merito, che per il consenso di trovarmi dopo 30 anni consegna il premio la moglie di Paolo Musolino, il grande scontista scomparso, Cimino Antonietta, nonché mia madre. Grazie. Grazie Antonella, sei stata veramente brava, è stata un'ottima idea quella di venire a trovarmi dopo 30 anni, perché Antonella, io la conoscevo ai tempi dell'università, eravamo nella stessa facoltà di medicina, ben inteso, forse io qualche anno in più, giustamente, eh? Però, vuoi dire qualcosa? Sì, ma è stata proprio una cosa molto fortuita, insomma, di trovarci dopo 30 anni che avevamo perso completamente ogni contatto. Mia madre, Cimino Antonietta, consegna il premio alla dottoressa Antonella Renne. Grazie.